Buon pomeriggio, prima edizione del TG6 che apriamo con i trasporti perché si inserisce nel nuovo programma di potenziamento delle linee ferroviarie interessate dal terremoto del 2009 il nuovo sottopasso realizzato nella stazione di Scafa. 10 mesi di lavoro, 900.000 gli euro il costo dell'opera, i particolari nel servizio di Francesca Romana Testi. 900.000 euro sono stati spesi per Scafa, però il quadro è molto più ampio, ha fatto un resoconto di quelli che sono stati gli investimenti su tutto il territorio e del fatto che Scafa è solo all'inizio. Oggi con questo investimento mettiamo in sicurezza la vita del pedone, perché la ferrovia non deve escludere la qualità della vita del pedone. Mi complimento con RFI, con il quale c'è un patto d'amore nel lavoro, mi complimento con la municipalità di Scafa. Abbiamo rilanciato che da Scafa deve partire una nuova generazione di vettori ferroviari che possano consentire ospitalità e trasporto anche alle biciclette, e poi faremo in modo che davanti a Scafa si combinino diverse modalità di trasporto, la gomma degli autobus di Tua con il ferro di Trenitalia. Per RFI qual è l'importanza di questa giornata? Abbiamo realizzato un'altra opera che è un tassello nel sistema ferroviario abruzzese. Noi abbiamo fatto un investimento di 900 milioni realizzato in solo 10 mesi e stiamo puntando molto sul potenziamento dell'infrastruttura nella regione Abruzzo, grazie anche alla spinta del presidente D'Alfonso, che sta credendo molto sull'infrastruttura ferroviaria. Il governatore d'Abruzzo ha definito Scafa uno snodo davvero di importanza fondamentale. Quanto era importante questa infrastruttura? Era importantissima perché rendeva più fruibile e renderà più fruibile la stazione dal centro cittadino, dà maggiore sicurezza e darà anche la possibilità di accedere alla stazione degli autobus in tempi molto brevi. A questo punto il percorso è chiuso. E sempre a proposito di trasporti, il deputato di SEL Gianni Melilla contesta la contrazione di posti sui treni a lunga percorrenza che attraversano la linea adriatica. Anche sulla Pescara-Roma dice nessun miglioramento. Il servizio di Paolo Renzetti. Con il deputato Gianni Melilla vogliamo parlare di questa problematica che è sorta negli ultimi tempi per quanto riguarda la contrazione di offerta di posti di Trenitalia sulla direttrice adriatica, meno posti a disposizione. Trenitalia tratta molto male l'utenza della linea adriatica, quindi tutte le regioni adriatiche fino alla Puglia, dalle Marche, l'Abruzzo, il Molise e le Puglie, in cui l'offerta di treni è insufficiente. Innanzitutto l'alta velocità, perché i treni offerti sono pochi, ma anche le frecce bianche. Ci vorrebbe una implementazione, perché è stata anche adottata una disposizione in base alla quale non si possono vendere circa il 10% di biglietti in più per i posti in piedi su questi treni. Questa era una consuetudine che peraltro veniva sempre risolta durante i periodi di massimo afflusso, pensiamo alle vacanze pasquali, alle vacanze estive, con delle compensazioni che comunque consentivano ai pendolari di poter viaggiare comodamente su questi treni. Invece adesso si è deciso una linea diversa e questo comporta una forte penalizzazione per l'utenza nelle regioni adriatiche. Poi per l'Abruzzo c'è l'annosa questione della Pescara-Roma, che è una linea vecchia in cui i tempi di percorrenza sono addirittura aumentati, ci vogliono 4 ore per andare a Roma, è un fatto intollerabile. Nuove infrastrutture di alta valenza strategica per il nucleo aereo della Guardia Costiera di Pescara, realizzati 2 hangar che permetteranno il ricovero di aerei ed elicotteri. Nel corso della cerimonia di inaugurazione erano presenti tutte le istituzioni politiche e militari. Vediamo. È un giorno importante perché appunto inauguriamo stamattina 2 nuovi hangar e un piazzale, e questo ci consente di mettere a riparo, diciamo così, sia la TR che 2 elicotteri di nuova generazione,
avendo istituito qui su Pescara, proprio nel mese di novembre, la nuova sezione elicotteri della Guardia Costiera. Un'altra cosa importante è quella della capacità che adesso avrà la Guardia Costiera di intervento. In questo contesto l'ATR viene anche utilizzato per i controlli dei flussi migratori provenienti sia dall'Egitto, diciamo dalla parte medio orientale, sia dal Nord Africa. Ma non è solo questo, c'è tutta la parte tutela ambientale che penso che sia la cosa fondamentale. Vorrei infatti ricordare che il nucleo aereo, il reparto di volo qui nasce nel 1990 in due momenti particolari, la mucillagine in Adriatico e l'inizio dell'immigrazione dall'Albania. Ecco, sostanzialmente il cuore, diciamo così, l'attività principale di questa componente riguarda proprio questi aspetti, cioè la tutela dell'Adriatico in generale, del Mediterraneo, e nello stesso tempo il soccorso nei confronti di tutti coloro che hanno bisogno. Ecco quindi che tutto si ricollega in un puzzle che fa della Guardia Costiera un elemento, un'organizzazione certamente molto ma molto importante per tutti questi aspetti. Parliamo adesso di politica, competitività e sviluppo del territorio. Questo è il senso di Impresa Abruzzo, il progetto di legge presentato dai consiglieri regionali di Forza Italia. Centrodestra presenta un progetto di legge Impresa Abruzzo, crescita e sviluppo. Come è nata questa idea? Nasce purtroppo dalla constatazione che tutti i fondamentali economici dell'Abruzzo, se non ci fosse il traino dell'automotive e del polo del Sangro, sono in netta negatività. Creazione di nuovi posti di lavoro, recupero della disoccupazione, nuove imprese che aprono, tassazione locale, ricchezza pro capite degli abruzzesi. Ora, a questo punto noi abbiamo atteso prima la proposta di maggioranza, questa famosa legge regione facilissima, sono due anni che giace in commissione inapprovata, e a questo punto abbiamo surrogato un'assenza e abbiamo presentato noi un testo di 11 articoli facilmente comprensibili, che solo in due misure richiedono copertura finanziaria, ovvero l'accesso al credito e l'abbattimento della tassazione regionale, che oggi sarebbe indecoroso non fare perché siamo al pareggio di bilancio, e quindi non vedo perché non dobbiamo rimettere in tasca agli abruzzesi i soldi che ci hanno dato per raggiungere il pareggio di bilancio in sanità. Gli altri 9 articoli sono articoli di semplificazione, certezza sui tempi di rilascio delle autorizzazioni, uniformità di giudizio, unico responsabile che deve dare risposte a chi oggi coraggiosamente ancora può pensare di creare lavoro in una bellissima regione quale l'Abruzzo. Speriamo che si comprenda che l'emergenza lavoro nella nostra regione non è un tema di sinistra, di destra o di centro, ma è l'emergenza della regione. I sindacati di categoria Sappe, Sinappe, Osap, USP, UIL e CGL hanno proclamato lo stato di agitazione del personale di polizia penitenziaria del carcere di Teramo, con il ripristino dell'astensione della mensa di servizio a partire da lunedì 11 luglio. Le organizzazioni denunciano il reiterato comportamento scorretto da parte della ditta appaltatrice della mensa di servizio, continuando a fornire alimenti di scarsa qualità e quantità, della scarseggiante igiene e dell'insalubrità dei locali con arredi fatiscenti. Per tali motivi già lo scorso 13 giugno era stato attuato lo sciopero della mensa da parte del personale di polizia penitenziaria in forza all'istituto di pena di Teramo, poi sospesa il 20 giugno a seguito di rassicurazioni da parte della ditta e della stessa direzione del carcere. E rimaniamo a Teramo perché la riorganizzazione della sanità in provincia e l'ipotesi dell'ospedale unico sono stati i temi dibattuti dai consiglieri del PD di Teramo. Vediamo. Mi sembra che sia un ottimo piano di razionalizzazione della sanità, parliamo per quella della provincia di Teramo. Io per ovvi motivi, poiché sono più afferente all'ospedale di Atri, posso dire che dopo la batossa della chiusura del punto nascita si è ragionato in questi mesi sia con l'assessore sia con il presidente che il commissario, e devo dire che il mantenimento dei tre presidi, parlo di Sant'Omero, Atri e Giulianova, come ospedale di base, comunque mi sembra un buon punto di partenza. Ripeto, c'è un solo problema che è Atri per quanto riguarda il punto nascita, però il fatto stesso che si mantenga H24 i pronti soccorso è un
motivo di sicurezza per il territorio. Certamente la provincia di Teramo, che vede con accessi soprattutto di pronto soccorso molto alti, che superano comunque tutte le 20.000 prestazioni, questo ci aiuta molto. Da qui però bisogna lavorare anche su un altro aspetto, perché se lo dovessimo paragonare a una pianta organica siamo soddisfatti, però poi all'interno della pianta organica va messo il personale. Oggi quello che più di tutto soffre la provincia di Teramo è questa mancanza di assunzione del personale. Va riorganizzata sicuramente anche tutta quella che è la futura strategia della sanità teramana, anche per quanto riguarda i nostri presidi. Sappiamo bene che 4 presidi ospedalieri, io sono diretto, non sono più sostenibili per la nostra provincia. Su questo va fatta una scelta. L'ospedale unico attualmente è l'ipotesi che sembra quella più vagliabile, però si stanno valutando anche altre opzioni sul territorio. Quindi su questo entro breve. Cioè quella anche di vedere se si può tentare la crasi fra 2 presidi ospedalieri oppure che cercare di organizzare una sanità diversa. È chiaro che dobbiamo potenziare le emergenze, la rete delle emergenze, perché è la cosa più fondamentale, e soprattutto potenziare la medicina del territorio. Quindi questi sono 2 step importantissimi prima di poter pensare ad una sanità migliore e ad un presidio unico. La regione Abruzzo è in estremo ritardo sulla programmazione dei fondi europei. La denuncia è arrivata questa mattina dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Consigliera Marcozzi, voi parlate di una regione allo sbando per quanto riguarda la gestione e la programmazione dei fondi europei. Perché? Regione Abruzzo è in estremo ritardo sulla programmazione dei fondi. Se pensiamo che l'FSE è stato approvato 20 mesi fa, l'FSR un anno fa, e non è ancora uscito di fatto alcun bando. Quello che è l'evento di domani, è ribattezzato da qualcuno la Leopoldina, è un evento in realtà che avrebbe dovuto essere di presentazione dei progetti, di presentazione dei bandi, e non di idee, non un laboratorio di idee. E noi crediamo che i fondi, cioè gli FSE che sono stati utilizzati per l'organizzazione di questo evento, siano stati utilizzati impropriamente, e chiederemo, se pensiamo tra l'altro che c'è un tavolo anche sulla riforma costituzionale, per cui che cosa abbia a che vedere la riforma costituzionale sulla programmazione specifica dei fondi, non lo abbiamo capito, per cui chiederemo alle autorità competenti di verificare il corretto utilizzo di questi fondi. E a proposito di Movimento 5 Stelle, il consigliere regionale Leandro Bracco, ex Movimento 5 Stelle e poi Gruppo Misto, oggi ha ufficializzato la sua adesione a Sinistra Italiana, ha presentato anche il patto di collaborazione con il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Mario Mazzocca. Il consigliere regionale Leandro Bracco dal Gruppo Misto passa a Sinistra Italiana. In consiglio regionale non cambia praticamente nulla, lei continuerà con le sue battaglie, che spesso sono anche le battaglie della sinistra in consiglio regionale. Sì, esatto, perché per quanto riguarda le proposte di legge che finora ha redatto Mario Mazzocca, sono sostanzialmente coincidenti con gli argomenti per i quali mi batto io, quindi da oggi in poi inizierà un rapporto, un patto di collaborazione fra me e Mario Mazzocca da un lato. Dall'altro lato c'è la mia adesione a Sinistra Italiana a livello nazionale, però la cosa che mi preme sottolineare è che per quanto riguarda gli equilibri in Consiglio regionale non cambierà nulla. Io, per rispetto verso tutte le persone che hanno scritto il mio cognome sulla scheda 2 anni fa, io continuerò a essere un consigliere di minoranza. Minoranza però non vuol dire opposizione senza se e senza ma. Quando la maggioranza proporrà cose che io reputerò utili per la collettività, io le voterò convintamente. In caso contrario voterò in maniera contraria, come d'altronde ho sempre fatto sin da quando D'Alfonso mi diede la delega alla cultura un anno e mezzo fa circa. Non contano le persone, ma contano gli argomenti che i vari consiglieri portano avanti. Se si vanno a vedere gli argomenti che ho portato avanti io, che ho portato avanti finora io in consiglio regionale, sono sostanzialmente coincidenti a quelli della sinistra. Quindi l'ambiente, la cultura, le politiche sociali e l'attenzione con la maiuscola verso tutte quelle fasce della popolazione che si ritrovano diciamo, a vivere male, per essere diciamo, gentili con le parole. Quindi sono argomenti coincidenti, sostanzialmente coincidenti con quelli della sinistra, quindi non vedo perché non stringere un patto di consultazione e collaborazione con Mario Mazzocca.
Adesso parliamo del voto alle donne, perché sono passati molti anni dal suffragio universale, ma ancora oggi si parla di una parità ancora lontana da raggiungere. Vediamo. 70 anni di voto alle donne è una ricorrenza estremamente importante, è una ricorrenza che sta a ricordare un avvenimento come quello del suffragio universale, della realizzazione del pieno suffragio universale, che ha portato a uno spartiacque molto importante nei rapporti per la parità di genere e che sicuramente ha comportato che i soggetti, che le donne venissero riconosciute come soggetti portatori di interessi politici, una grande conquista per la democrazia del nostro Paese. La presenza delle donne nelle istituzioni comporta quel valore aggiunto che le donne sanno dare non solo nelle istituzioni ma in tutte le componenti della nostra società. È importante che la società riceva l'apporto delle donne e degli uomini del proprio paese, ma ancora tante sono le difficoltà per la piena realizzazione di un percorso di crescita culturale e sociale. Basti ricordare anche ai femminicidi e al fenomeno del femminicidi, che purtroppo sono in costante aumento e che stanno a ricordare, se non ce ne fosse bisogno, che nella nostra società c'è una crisi di valori etici e morali sulla quale bisogna lavorare per realizzare una piena parità di genere. Nonostante ci siano state tante conquiste sociali, le donne nelle istituzioni sono ancora pochissime, quindi dobbiamo metterci in gioco, ma soprattutto dobbiamo far sì che le donne siano il maggior numero presenti nelle istituzioni, perché un equilibrio di genere nelle istituzioni, nella politica, praticamente sono il misuratore della democrazia del nostro paese. Ci spostiamo adesso a Giulianova, perché l'amministrazione comunale ha presentato il nuovo piano dei rifiuti e sono tante le novità. Le vediamo. Questo è un ulteriore tassello che si inserisce in questo processo, in questo lungo percorso che con Rifiuti Zero tende ad approdare a quella eliminazione il più possibile della frazione indifferenziata, di ridurla ai minimi. Questo di Tetra Pak serve appunto a sensibilizzare nella raccolta della carta, inserendovi anche tutte quelle frazioni che sono i contenitori dei succhi di frutta e di tutte quelle altre materiali assimilabili alla carta, per far sì che, come facciamo già a Giulianova, la frazione di differenziazione della carta sia sempre più elevata. Una campagna che si svolgerà nel periodo estivo tramite manifesti, affissioni, materiali informativi e incontri con la popolazione, dai lidi ai mercati alle feste, per ricordare a tutti che questo materiale prezioso, come le confezioni per bevande Tetra Pak, è riciclabile, quindi va conferito insieme alla carta e al cartone e non va sprecato buttandolo in discarica o comunque non nella filiera del riciclo, perché le confezioni Tetra Pak possono diventare altri materiali, diventano altra carta e altri materiali da riciclo. E sono 8 per il momento i comuni coinvolti in questa campagna e sono Bellante, Giulianova, Isola del Gran Sasso, Montorio, Roseto, Silvi, Notaresco e Mociano Sant'Angelo. Riteniamo che attraverso un'ottima campagna di sensibilizzazione e unendo le forze si possa differenziare sempre più e sempre meglio, riducendo quindi i materiali da conferire nelle discariche e soprattutto abolendo completamente il ricorso agli inceneritori, che sono oramai considerati assolutamente obsoleti e dannosissimi. Parliamo di eventi adesso, perché fra gli appuntamenti più importanti dell'estate stiamo parlando ovviamente di Pescara Jazz, manifestazione organizzata dall'ente manifestazioni pescarese. Vediamo. Parte Pescara Jazz, un appuntamento come sempre importante per quanto riguarda l'estate del capoluogo adriatico. Tanti appuntamenti, tanti grandi nomi. Sì, siamo giunti alla 44esima edizione, ci siamo arrivati con molta fatica e con molto stress, ma comunque ci siamo e quindi riusciamo a conservare a Pescara il festival più longevo d'Italia. E abbiamo
i punti di forza nel trio di Jack DeJohnette per un omaggio a John Coltrane. Abbiamo poi una straordinaria ultima serata con Carla Bley, che è il numero uno degli arrangiatori, compositori, band leader della storia del jazz degli ultimi 20 anni, per chiudere in grande stile con Branford Marsalis, che ha inserito nel suo gruppo per il tour europeo, ma sembra in pianta stabile, Kurt Elling, che è la migliore voce che oggi il jazz può vantare. Una bella novità invece è al porto turistico, abbiamo una residenza multimediale di 3 giorni, verranno proiettati filmati di Charlie Chaplin, di Stanley Kubrick e soprattutto del nostro Sergio Leone. E questa è una prima assoluta perché abbiamo commissionato noi al gruppo di Mauro Campobasso questa nuova produzione, che quindi costituirà una prima assoluta, una prima mondiale, che poi quest'inverno circuiterà in tutta Italia. Apriamo adesso la pagina di sport, ovviamente partiamo con il Pescara perché ieri c'è stata la firma di Alessio Di Massimo, che ha sottoscritto un contratto triennale con la società biancoazzurra. Per l'attacco ci si aspetta il grande nome, ma il presidente Daniele Sebastiani non ha fretta e lo conferma in questa intervista. Ora tutti si aspettano il colpo dell'attaccante, si fanno tanti nomi, ci sono tante trattative ovviamente in essere. Osvaldo non è un obiettivo, il presidente Sebastiani ha più volte detto del Pescara. Piniglia e Matri? Ma non è che Osvaldo non sia un obiettivo, secondo me non è praticabile, perché tutti quanti vorrebbero Osvaldo nella propria squadra, tutti quanti vorrebbero Piniglia, tutti quanti vorrebbero Matri. Il problema è che in questo momento, a mio avviso, non sono obiettivi sensibili per il Pescara. Può darsi che strada facendo magari lo potranno anche diventare. Non ci vuole fretta, noi abbiamo imparato a nostre spese nell'anno della promozione in Serie A che la fretta è cattiva consigliera, quindi dobbiamo attendere il momento giusto di mercato. Abbiamo una rosa che è quasi completa, mancano forse secondo me 2 o 3 pedine da inserire e con calma lo faremo. Capitolo Memusciai. È un giocatore che si è conquistato, ha voluto questa Serie A con questa maglia veramente con il coltello tra i denti, perché ha dimostrato veramente un attaccamento importante a questa maglia. È il capitano di questa squadra, non credo assolutamente che il Pescara lasci partire Memusciai e che Memusciai voglia partire da Pescara. È chiaro che poi se arriva la Juve è difficile per tutti, ma non credo che sia questo il caso. Ultima battuta, presidente Sebastiani, la chiediamo sulla campagna abbonamenti. I tifosi stanno rispondendo con i fatti? Ma io penso che questa società in questi anni abbia fatto il possibile e l'impossibile per far fare sempre bella figura, per ridare dignità a una società come questa, che negli ultimi 20 anni di problemi ne ha avuti tanti. I tifosi hanno apprezzato perché noi siamo andati incontro sia a quelli che ci sono sempre stati vicini, ma siamo andati incontro anche agli altri, cioè non è che agli altri abbiamo chiuso la porta in faccia, anzi, e quindi i tifosi hanno apprezzato questa mossa della società, questa voglia della società di avere tifosi vicini, perché è chiaro che noi ci accingiamo ad iniziare un campionato che per noi è un campionato da neopromossa ed sarà un campionato difficile, e quindi noi dobbiamo avere i tifosi dalla nostra parte. Io mi auguro che quest'anno di avere veramente lo stadio che spinga questi ragazzi, soprattutto nelle partite casalinghe, verso il risultato positivo. E sono ore di attesa invece, scendiamo in Lega Pro in casa Teramo, per la risposta dell'attaccante Marco Sansovini. Intanto il patron Campitelli incassa il sì dell'esterno Stefano Scipioni, che prolungherà la sua avventura in biancorosso, mentre diventa sempre più un rebus l'eventuale permanenza del portiere Alessandro Tonti. Ancora qualche ora di attesa e poi il Teramo saprà qualcosa in più sul futuro di Marco Sansovini. Nessuna particolare novità neppure nella giornata di oggi, col direttore sportivo Lupo a Milano sì, ma per altre operazioni di mercato. Si attende il massimo sabato, ma non oltre, anche perché i biancorossi hanno necessità di completare il reparto avanzato, se non del tutto, quasi, prima della partenza per il ritiro di Ovindoli, fissata per il prossimo giovedì. Insomma, non c'è fretta, però il Teramo una risposta la vuole in tempi ragionevoli. Risposta
risposta che ha avuto da Stefano Scipioni, che rimarrà con i biancorossi prolungando il legame col diavolo fino al 2018, prolungamento del contratto che fa seguito ad un riavvicinamento che mano a mano ha dato i suoi frutti. Il suo ricambio sarà il giovane Mattia Placido, 21 anni, scuola Sampdoria, nell'ultima stagione tra Pistoia prima e Savona poi, con gli arancioni toscani 7 presenze in campionato, poi a gennaio il passaggio in Liguria, dove ha messo insieme 3 gettoni in più, 10. Sia con la Pistoiese che con il Savona, Placido è stato utilizzato come esterno destro di difesa, insomma il cambio naturale proprio di Scipioni, ma il ragazzo nasce come mezzala e lì all'occorrenza può giocare senza problemi. Insomma, un jolly che può servire quando ci saranno delle defezioni. Il genovese ha avuto anche una parentesi con l'Italia Under 19, allenata da Paolo Vanoli, e nelle prossime ore potrebbe essere un nuovo giocatore del Teramo. Questione portiere. Tonti sembra sempre più lontano e per questo Lupo si vuole cautelare. Brunelli e Melgrati restano i favoriti per prendere il posto da titolare, ma non è affatto scontato che Tonti rimanga conscio di potersi giocare in corso d'opera le proprie carte e riprendersi quel posto che oggi non è più al sicuro. Intanto, come già anticipato, Alessandro Di Paolo Antonio resterà alla corte di Zauli, saltato il suo passaggio a Pescara, mentre non ci saranno problemi per gli arrivi di Carcalis e Orlando. Entrambi a cavallo del weekend potrebbero essere ufficializzati e aggregarsi al gruppo in partenza per Ovindoli. E in Serie D è un momento di grande fermento. La situazione più intricata appare quella del Chieti, dove la cordata guidata da Giulio Trevisan ha formulato una proposta all'attuale patron del sodalizio nero-verde Giorgio Pomponi per rilevare la società. Si attendono risposte nel giro di 48 ore, intanto le altre formazioni del campionato di Serie D cominciano ad assestare i primi colpi di mercato. Situazione in evoluzione a Chieti. L'irruzione degli ultras nella sala stampa dell'Angelini nel giorno della presentazione del nuovo organigramma societario ha lasciato il segno, soprattutto sul morale del patron Giorgio Pomponi, che sta riflettendo se sia il caso, in questo clima, di restare alla guida della società e investire soldi per una squadra la cui parte calda della tifoseria si è schierata contro. Non ci sarebbero le condizioni ambientali per mettere in piedi una stagione importante. Peraltro, nelle ultime ore il consigliere comunale Di Giovanni ha fatto sapere che la cordata locale capeggiata dall'imprenditore Trevisan ha messo sul piatto un'offerta ai legali di Pomponi per rilevare la società. Risposte sono attese nelle prossime 48 ore e la cordata Trevisan potrebbe dunque portare avanti il discorso della Serie D, a patto che, ha fatto presente lo stesso Di Giovanni, Pomponi e i suoi uomini si facciano totalmente da parte. Si aprirebbe uno scenario nuovo nel caso. Attualmente la cordata Trevisan sta allestendo una squadra per la promozione dopo aver raccolto con la Chieti FC l'eredità della Torre Alex Cepagatti, mentre la Chieti Calcio di Pomponi aveva già annunciato il nuovo allenatore Nevio Orlandi. Tutto congelato dunque in attesa che, se la trattativa dovesse iniziare, questa decolli e vada in porto. Intanto è fermento tra le altre abruzzesi di Serie D. Il San Nicolò ripartirà per la quarta stagione di fila con Massimo Epifani in panchina, ha annunciato il super colpo napolano ed ha praticamente chiuso con l'attaccante Pedalino. L'Avezzano ha il nuovo centravanti, si tratta di quello Orlando Aquino, già inseguito lo scorso anno. Ceduto invece al Livorno Lorenzo Di Curzio per 10.000 euro. All'Aquila le defezioni in Lega Pro fanno aprire nuovamente degli spiragli per un ripescaggio, in teoria dovrebbe essere improbabile, la dirigenza però ci spera ancora, ma intanto prepara la base per il prossimo campionato con gli innesti di Gagliardini e gli ex Chieti Fiore e Pietrantonio e si lavora per l'ex Pescara Ganci. E alcuni fari sono puntati anche su Lanciano. Se il sindaco Pupillo dovesse trovare una cordata disposta a ripartire dalla Serie D, il campionato si arricchirebbe di una settima cugina abruzzese e peraltro di grande blasone. E questo era anche il nostro ultimo servizio, vi ricordo la seconda edizione alle 19. Per il momento, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.